Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 27 settembre, Tina Cipollari ha mantenuto la promessa. L'opinionista vamp del dating show di Canale 5 ha portato in studio un test di gravidanza per l'eterna rivale Gemma Galgani. La dama torinese è molto presa dal cavaliere Maurizio e Tina Cipollari crede che tra i due sia successo qualcosa durante la trasferta a Trieste. L'opinionista ha preso per mano la protagonista del Trono Over e l'ha portata in bagno per farla sottoporre al test tra le risate generali. «Hai fatto qualcosa e sei incinta. Ti vedo dalla faccia», ha sentenziato, «se hai la coscienza pulita ti sottoponi a questo». Gemma Galgani ha tentato di opporre resistenza, ma non ho fatto niente, non scherzare, lasciami perdere. Ti ho visto lo sguardo diverso, sei incinta, ha insistito Tina Cipollari. Perché sono contenta, felice, allegra, ha sottolineato la dama. Anche se non sei sicura della paternità, l'importante è che sei incinta. Che ti frega? Ha sentenziato l'opinionista. Che sono passionale è vero, per il resto dai finiscila, ha ribattuto Gemma scocciata. Tina Cipollari ha continuato imperterrita, qua ci sono due test. Sai come funziona? Ma non funziona alla mia età, ha detto la 72enne ridendo. Fidati di me. C'è una signora in America, esattamente in Oklahoma, che è rimasta incinta a 82 anni. Ha raccontato l'opinionista. Gianni Sperti ha raggiunto le due in bagno. Il test ha dato un risultato sorprendente, se è diventato rosso è incinta. Giudicate voi. È incinta. Gemma aspetta un bambino. Adesso devi dire la verità, chi è il padre? Con chi sei stata negli ultimi due mesi? Ha chiesto Tina Cipollari. Gemma Galgani ha dato la sua spiegazione, si è vergognato persino il test ed è diventato rosso. Sei contenta? Auguri. Poi la prossima volta ti porto un regalino, ha chiosato l'opinionista. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.